È possibile fare astrofotografia dal giardino della propria casa, sotto un cielo con inquinamento luminoso? Questo è quello che avrei voluto dirvi, ma... I fattori fondamentali per la buona riuscita della nostra foto sono infatti due. Prima di tutto l'utilizzo di una camera CCD monocromatica, che ci consente l'utilizzo di filtri nebulari a banda molto stretta per ridurre completamente l'inquinamento luminoso, e poi l'utilizzo di Eagle, che ci consente di lasciare il telescopio fuori in giardino e comandarlo in remoto in wifi direttamente da casa. Ma ricordatevi che senza una montatura stabile e precisa non sarete in grado di registrare i lunghi tempi di posa richiesti, soprattutto con i filtri a banda stretta. Infatti, non sempre abbiamo il tempo per poter andare lontano alla ricerca di zone senza inquinamento luminoso. Dovremo magari rimanere a casa, ma in questo modo possiamo portare fuori il telescopio, essere operativi in pochi minuti e magari vostra moglie potrebbe anche essere contenta. Sì, certo, lei è contenta, ma voi? Per questo abbiamo deciso di testare il nostro telescopio prima da un posto ad alto inquinamento luminoso e poi riprendere la stessa fotografia sotto un cielo più buio. Il risultato? Vediamolo! La prima foto è stata fatta da un sito alla quota di 700 metri con SQM di 20.8. La seconda è stata registrata da un sito cittadino con SQM di 19.4. Applicando la stessa regolazione dei livelli alle due immagini, entrambe con 10 minuti di posa e filtro H-alfa, potete notare il maggior contrasto della ripresa effettuata con basso inquinamento luminoso. Abbiamo quindi registrato 10 immagini da 10 minuti ciascuna della nebulosa Pelicano, che sommate hanno generato questa bellissima fotografia. Ecco perché è importante effettuare astrofotografia da zone a basso inquinamento luminoso. E grazie al vostro Eagle potrete trasportare facilmente il vostro telescopio e passare più tempo a fotografare.